questo nuovo vlog. Allora, come al solito quando sono in macchina sto andando a fare la spesa, però vabbè, in questo caso la spesa non la vedrete in questo video perché sennò diventerebbe troppo lungo, perché comunque tante cose da comprare, e quindi la spesa, proprio la spesa, ve la farò vedere in un altro video. Qui vi farò vedere invece poi le altre cose che devo andare a comprare, più piccoline, perché sono comunque, si potrebbe fare un haul, ma è poca roba, quindi non faccio la foto. Poi non mi sembra che vi piacciono tantissimo, quindi preferisco inserirle nel vlog, tanto sono quattro pezzi, non è che... Comunque, ho appena accompagnato Giorgia, Gabriele, Sabrina e Giada hanno preso il pulmino, adesso devo tornare indietro perché mi si è dimenticata l'autodichiarazione per Sabrina, sono belle che è andata, ma stamattina sono giustificata perché Pia mi ha svegliato alle 4:30 e poi diciamo che è stata alla tetta fino alle 5:30-6, poi alle 6:30, alle 6:30 ha proprio iniziato a non volerne più neanche di tetta, non voleva dormire, cioè stava attaccata alla tetta, ma era solo così. Allora le ho chiesto se magari aveva fame e voleva andare a far colazione. Ciao Pulce! Così siamo scesi giù, le ho dato Gesù la stufa pellet, le ho dato la brioche e ci siamo preparati, i bambini si sono preparati, c'è stato anche un momento di sclero. Comunque sono nervosa perché ho dormito pochissimo, sono entrata nel letto alle 11, mi sembra 11:15, ma non mi sono addormentata fino a mezzanotte e mezza, perché ho aspettato, perché lei si è addormentata alle 9, però poi trufugnandola, portandola su giù, si è un po' svegliata, quindi ho aspettato che si riaddormentasse bene lei prima di mettermi a dormire io. Non era la mezza e lei alle 4:30 mi ha svegliato, quindi potete capire che stamattina avevo un diavolo per capello e quindi adesso vado appunto a portare l'autodichiarazione per Sabrina e poi provo a chiamare mia madre a vedere se ha voglia di venire con me, perché mia sorella va, da quanto ho capito, ha da fare. E quindi volevo vedere se veniva, se aveva voglia di venire la mamma, se non aveva niente da fare, così tanto mi tiene compagnia, stiamo un po' insieme e sta un po' insieme a Pia, e poi anche perché Pia sicuramente si addormenterà a metà mattina, e se c'è la mamma posso entrare magari solo io nel negozio. Se invece sono da sola con Pia è un casino. Cioè, per carità, si fa lo stesso, però avrei dovuto caricare il passeggino era a casa. Infatti dovrò anche comprare una cassa d'acqua all'Eurospin, perché dovevo prendere anche le casse dell'acqua, ma eravamo anche un po' in ritardo, infatti Giorgia è arrivata anche un po' in ritardo, perciò non le ho prese. Ho trovato questo giubbotto che più o meno mi va bene, poi vi faccio vedere meglio. Siete anche un po' storti, ma va bene uguale. E più o meno mi va bene, più un po'. Pia è lì dietro, non mi piace tanto messa lì, quando sono da sola la preferisco in centro. Però poi se vado a prendere Sara la devo rispostare, però così non mi piace tanto perché non riesco a vederla quando sono da sola. E infatti adesso penso che la sposto centrale, perché così almeno dallo specchietto, oppure se mi volto così tipo la vedo subito, invece se dietro non riesco a vederla. Bene fino in fondo, lì
mia, vi lascio immaginare, rimane in mezzo praticamente, le altre macchine non passano. Va bene. Allora, adesso preparo il foglio, così poi lo porto per Sabrina e spero che mi sentite quando c'è la macchina accesa e noi ci aggiorniamo dopo. Vieni, vieni. Pia? Pia? Guarda la mamma. Ciao. Dove andiamo? No, andiamo da Sabrina. A portarle il foglio. Stamattina cos'è che ha fatto Sabrina? Ha preso le scarpe per Pia? Vabbè, noi portiamo il foglio per Sabrina, eh? On the road e ho preso la focaccia col formaggio nel panificio del mio paese, da Valeria si chiama, e veramente la focaccia così, la pizza è buonissima e niente, io ho preso la focaccia col formaggio e invece per Pia ho preso la focaccia. Ma vuoi la focaccia col formaggio? Sì. Ok, te ne do un pezzettino allora, però stai calma, ti agiti troppo secondo me. Tieni. È la focaccia col formaggio, guarda. Guarda. Tieni. È la focaccia col formaggio. Vediamo se risolviamo questa situazione. Comunque viene la mamma con me, perché adesso poi la andiamo a prendere. Buona la focaccia? Col formaggio? Sì. Erano pezzettini piccoli, eh? Ok? Formaggio. Formaggio. Brava, mastica bene, eh? Bravissima. Thank you.
presa l'Eurospin, ma come avrete già visto l'ho fatta a Lidl, perché mi trovavo lì perché sono andata a cercare una cosa che ho visto sia nel video di Robertina che nel video di Katia e mi interessava anche a me, e quindi sono andata a Lidl. E allora, già che c'ero con mia madre, ho detto: ma perché devo prendere questa cosa qua e poi andare all'Eurospin? Sono già a Lidl, prendo tutto lì. Devo comprare poi ancora due cose, adesso vedo, magari oggi pomeriggio dopo pranzo vado però all'Eurospin, perché a Lidl non le trovate, cioè non almeno come, non come piace a me. E devo andare anche in parafarmacia, perché adesso non sono riuscita, perché siamo state dalle 10 circa alle 11 e mezza dentro al Lidl per fare la spesa, e poi in mezz'ora abbiamo pagato e caricato in macchina. Scusate, ma il finestrino aperto, fa un caldo, e quindi adesso devo andare a casa. Poi ci siamo fermati a parlare 10 minuti, adesso devo andare assolutamente a casa perché arrivano i bambini, devo scaricare la spesa, devo fare il video spesa, dobbiamo pranzare, e quindi devo muovermi. E niente, ho parlato un po' con mia sorella. Volevamo andare al giapponese domenica per festeggiare il suo compleanno e quello di Giada tutti insieme, ma purtroppo non si può, siamo ancora in zone tabù, e quindi o compro la roba e riprovo a farlo di nuovo io, oppure niente sushi. Adesso vedo, perché devo cercare una ricetta per fare i ravioli come li fa mia sorella. Non so se c'è una ricetta per farli senza glutine, devo cercare. E poi invece per fare il sushi, vabbè, il riso, poi avevo trovato una ricetta dove si poteva fare anche con l'aceto di mele, perché io non posso usare la salsa di soia, cioè, o meglio, ne potrei usare una senza glutine, solamente che non si trova facilmente. E quindi adesso vedo, magari oggi pomeriggio, vedo i bambini cosa ne pensano. E se i bambini dicono che va bene, proviamo magari a farlo noi in casa, magari possiamo provare a farlo al pomeriggio, oppure anche sabato volendo, ma no, magari domenica, però al pomeriggio, così almeno c'è tanto tempo, possiamo partire prima a farlo, e non, perché al mattino è inutile, c'è poco tempo, tra che sentiamo la messa, che loro si alzano, perché comunque li lascio dormire, così si riposano, e poi il tempo è poco. Invece per la cena c'è tutto il pomeriggio, perciò può darsi che faremo così. Devo solo segnarmi quello che è da prendere. E niente. Avevo anche visto un kit su Amazon proprio apposta per fare il sushi, per fare i rotolini in modo che ti vengano bene, che rimangano belli compatti e che non vadano dappertutto. Cioè che non, la prima volta che li ho fatti sono venuti malissimo, perché non avevo stretto bene, l'alga non si era appiccicata bene, e quindi o prendiamo il kit, proviamo a farlo con quello, così magari possono provarlo a fare anche i bambini, perché così a mano a me non è che mi viene tanto bene. E poi cerco la ricetta per i ravioli, e poi magari possiamo guardare, non so, anche un secondo, perché gli spaghetti sono un po' complicati da fare, mentre invece magari tipo il pollo, boh, non lo so. Comunque adesso vediamo un attimino cosa ne pensano i bambini e poi vi faccio sapere. Tanto se vado giù oggi pomeriggio ve lo dico, perché sennò l'altra alternativa sarebbe andare in settimana, solo che non c'è Maurizio perché a lavorare, quindi
Cioè, mi dispiace, era una cosa che volevamo fare come famiglia, quindi preferisco magari metterci tutto il pomeriggio, ma prepararlo per tutti in casa, perché per noi ne serve tantissimo, perché siamo tanti. Non è così veloce, è una cosa lunga. Per riuscire a farne una quantità sufficiente a sfamarci, insomma, perché... Poi in più se voglio fare anche i ravioli ci sono due cose da fare, perciò non lo so se infilarmi in questa avventura oppure no. E anche da asporto, oh, non ho guardato se c'erano le sushi box anche prenderlo e portarlo a casa per noi costa tanto e non mangiamo molto. Oh Maurizio, però Maurizio sempre a lavorare e non vuole andare da sola con i bambini senza di lui, mi spiace. Aspettiamo che apra. Vabbè, comunque vi faccio sapere cosa dicono i bambini, magari possiamo provare a fare solo il sushi e magari lo facciamo assieme così vediamo cosa riusciamo a tirarne fuori. I ravioli li proviamo a fare un'altra volta. Intanto ordino la salsa di soia senza glutine perché avevo guardato al Bennett, ma non c'era. L'avevo trovata su Amazon, quindi anche lì vediamo un attimo, perché poi alla fine serve il riso, l'alga, il pesce da metterci dentro, avocado, cetriolo, maionese, queste cose qui. Vi faccio sapere dopo. Adesso la smetto di chiacchierare, che capisco che ve ne avrò già fatte due così. E niente, quindi ci aggiorniamo più tardi. Ciao, Pia qui. Ciao, Pia. La pianti? Ci sono Oggy, Olivia, Giada che urla, Pia che urla, Giada e Sabrina stanno facendo i compiti ancora. E io vi faccio vedere. Basta. E io vi faccio vedere quello che ho preso dai cinesi. Allora, quattro sacchi di pellet che sono in macchina e non li abbiamo ancora portati su, quindi non li potete vedere. Poi un vassoietto, perché siccome Luisa mi ha regalato quelle tazzine, se qualcuno dovesse venire per prendere il caffè, così almeno metto le tazzine su questo vassoietto e le posso portare di qui. È tutto bianco, dentro vabbè, un po'. Il disegno sembra tipo un po' nido d'ape, boh, non lo so. Non mi intendo di queste cose. Comunque molto carino. E non mi ricordo quanto costava. 1,20 euro. Poi ho preso fazzoletti, questi qui della Tenderly a 0,99, 10 più 2. Poi un copriasse così sui toni dell'azzurro. Che mi piaceva un sacco perché quello lì stanno lì è un po' bruttino, così almeno il cambio. Poi ho preso i panni cattura polvere profumati. Questo qui è legno e spezie. Poi ho preso muschio bianco. Poi cera d'api e sandalo e gelsomino. Poi ho preso un po' di calze per Pia. Allora, ho trovato calze a maglia, ce n'è in zero. Ho trovato queste, 1,90 euro, tutte rosa. Così almeno possiamo mettere anche i vestitini rosa, se no non ne aveva. Poi ho trovato queste calze 12-18, aspettate perché non mette a fuoco. 12-18 mesi, anche queste qua 1,90 euro e sono tre paia, uno con bordino rosa, tallone e poi ha questo cuoricino. Poi questa qui che ha, mi sembra, boh, sembra un fantasmino, un gattino, ma si capisce. E poi qui che c'è una zucchetta,
Poi, per camminare ho trovato queste, 1,90 euro, c'è scritto taglia 1, 3, 21, 24, a me sembra grande qua, però magari è la mia impressione. E sono grigie e rosa con una faccina, poi rosa e blu, e poi grigie e rosa con un cagnolino con la scritta love. E quelle lì invece sono per camminare. Poi, sempre per uscire, le ho preso queste calzine qui, che gliele avevamo già prese, e le hanno prese un altri... Qua sono tre paia, anche qua sono tre paia, eh. E queste qua però vengono 2,90 e sono appunto perché hanno questo bordino blu un po' più. E poi gliele ho prese anche così, grigie, bianche col bordino nero e bordeaux col bordino bianco. Poi ho preso anche queste qui azzurrine, perché anche se è una femminuccia, però nulla vieta di mettersi delle calzine azzurre. Quindi ci sono così, azzurro chiaro, azzurro scuro. Ma questa qui è al contrario. Ah no, no. Ma ce l'hanno messa... Vabbè. Vabbè, le hanno fatte male. No, le hanno scambiate. No, guarda. Allora, queste qua sono bianche e grigie con un orsetto. Poi qua c'è una calza così con la macchinina che io non avevo visto. E poi ce ne sono tre fatte così. Ma mia figlia non ha tre piedi, quindi queste due le useremo poi per stare in casa. Poi queste calzine qui con le fragole 1,20 euro. E invece queste qua sempre 1,90 euro. Poi quest'altra fatte così, sempre per camminare, taglia 19,24, 1,20 euro. Poi così, con la faccia della ranocchia, con il panda, con un'orsetta, ma sono rosa, sono fatte diverse, però venivano sempre 1,20 euro. E poi ancora queste qua, sempre 2,90 euro. E basta, come calze per Pia ho preso queste. Poi ho preso degli altri bicchieri. Allora, ho scelto questi qui semplici, tre bicchieri, mi sembra venivano 1,50 euro. Poi questi qui, che hanno questo motivo così a pallini, diciamo. Questi qui, un po' più bombatini, mi piacevano un sacco. E poi ho preso, come quelli che ho preso l'altra volta, però a righe. Così almeno, perché vorrei andare a eliminare i bicchieri di plastica. E niente, quindi questo qui è tutto quello che ho preso dai cinesi. Adesso vado a sistemare. E poi, così tanto le bambine finiscono i compiti e poi usciamo per fare le ultime due commissioni. Sono dimenticata di farvi vedere che ho preso un nuovo portabottiglie, perché Gabriele ne ha rotto uno. Ha rotto uno di questi, di quello vecchio, quindi l'ho compruto nuovo. Eccoci sulla macchina. E praticamente stiamo andando a fare quelle commissioni che vi dicevo. Dobbiamo andare in parafarmacia, poi all'Eurospin e poi al McDonald's. E poi anche a prendermi in cartolibreria. Poi dobbiamo andare in cartolibreria a prendere per Sabrina il dizionario di italiano. Mi sono dimenticata di chiedergli se volevano fare quella cosa là per domenica, però sinceramente al pensiero mi viene male a me, quindi aspettiamo, quando si potrà andare a mangiare lo mangeremo, di fare il sushi in casa, però è troppo macchinoso, noi siamo tanti e quindi... Ma ci metti troppo che sta facendo una persona. Troppo, ci mettiamo 20 anni. Troppo. Ah, con il telefono a Giorgia. Povera Giorgina. Comunque niente, adesso me a Vogue e ci vediamo, ci aggiorniamo dopo. E Giorgia, se aspetti un momento ti do il mio portatelefono. No, non lo vuole. Non lo vuole, non vuole il mio portatelefono. E niente, quindi le bambine hanno fatto i compiti e è buono. Ho già mandato anche il messaggio alla parafarmacia, che però non so se l'ha visto,
Se vedo che non lo vede, se vedo che non lo vede, chiamo e così almeno glielo dico. E niente, vabbè. Ci aggiorniamo dopo. Ciao ciao! Sono a prendere l'acqua. Le bambine sono in macchina, Pia dorme. E prendo l'acqua e poi vado a casa, finalmente. Che c'è un bordello da fare che non ve lo sto neanche. Vi risparmio la parte che c'è dietro di me. Ma questa è quello che ho io davanti. E questo è il risultato, e non vi faccio vedere la sala. Lo vedrete poi nel video delle pulizie. È il risultato di stare fuori tutto il giorno e andare a fare la spesa, non avere neanche il tempo di lavare i piatti del pranzo, di fare una lavastoviglie o di mettere a posto la spesa come va messa. Questa è la situazione, questa è la realtà. Non è la roba, non entra dentro i mobili da sola se non ce la metto io. E i ragazzi sono comunque ragazzi e quindi non si può pretendere chissà che. Qui c'è la roba senza glutine, qui c'è dell'altra roba con il gatto che ci dorme sopra, lì c'è dell'altra roba, lì ci sono delle teglie, dei contenitori che devo guardare, la scala con delle tovagliette da buttare, la carne, questa qui, quella da portare nel freezer, e qui c'è l'acqua che ho preso, ah ecco, devo farla vedere nel video spesa, e l'acqua che state a prendere alla casetta. Questa è la realtà, questo è quello che è. Però stare fuori tutto il giorno produce questo. E adesso vado a sistemare. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo giorno. Allora, sono qui che faccio colazione, ho già portato i bambini a scuola. Giorgia oggi non tornerà a casa perché si ferma dalla sua amica Nicole per un paio di giorni. E Giada invece non è andata a scuola stamattina perché si è svegliata dicendo che aveva mal di pancia. Allora, ho da evitare che poi la devo andare a prendere perché magari è successo qualche incidente, oppure magari non stava bene, comunque l'ho tenuta a casa. Per colazione stamattina ho una banana, vabbè, poi i miei integratori come sempre, Omega, la bottiglia dell'acqua nel caso me ne servisse ancora, un bicchiere di succo di frutta alla pera, un bel bicchiere d'acqua naturale, anche se io adoro quella frizzante, e poi due fettine di pane tostato, di quello lì da sandwich, e il mio amato avocado. Ora non so se lo userò tutto, se ne userò di meno, comunque da tantissimo che non mangiavo il pane tostato con l'avocado, perciò sono proprio felice di questa colazione. Mentre faccio colazione sto guardando il video di mia sorella dove fa il giapponese, dove fa l'uramaki. Le abbiamo già fatti anche noi una volta, ma non mi garbavano, cioè non sono venuti benissimo. Adesso, come vi dicevo ieri, mi attrezzerò e magari non questa domenica, però siccome la cosa durerà fino a marzo, volevo provare a rifarli un'altra volta, come vi dicevo, sempre magari iniziando comunque dopo pranzo la domenica, in modo che ho tutto il tempo per prepararne a sufficienza per tutti, ecco. Quindi adesso devo prendere solamente le cose che mi servono e appunto l'attrezzino, perché a me non riesco a chiuderli bene, e poi vediamo cosa riusciamo a fare. Comunque adesso vado a fare colazione. E voi l'avete fatta colazione? Ciao ciao! Giocando con Sabrina e Giada, è caduta dal divano, ha picchiato la testa e niente, si è messa a piangere. Io mi sono spaventata un sacco, veramente tantissimo, e è stata a cercare un po' su internet e c'è scritto di tenerla sotto controllo, quindi le bambine stavano mettendo a posto perché erano per andare a dormire, ma poi appunto è successo questo. Ho fatto chiamare anche Maurizio perché vi dico, mi ero spaventata molto, e
Maurizio è tornato a dormire ancora un po'. Io adesso, intanto che la tengo ancora un attimo in osservazione, mi sto preparando una tisana e faccio questa qui a base di anice, liquirizia e camomilla che ho preso con la mamma al Lidl e l'ha presa anche lei. E intanto lei è qui che dorme, perché si è addormentata, perché ha voluto la bomba, vedete lì dove ha sbattuto. E niente, boh. Perché aveva sonno, saltava sul divano ed è caduta. E ovviamente non è colpa di nessuno, cioè lei poi è un terremoto vivente. Infatti quando sono da sola è per quello che non faccio tanti lavori, perché lei veramente non sta ferma un secondo. Comunque ha suonato la mia tisana, quindi me la faccio. Io vi saluto qui, chiudo questo vlog così, e comunque tanto lo vedrete poi, quando voi vedrete questo video la live ci sarà già stata, quindi se vedrete la live, ci sarà stata la live, vuol dire che è andato tutto bene, che Pia non aveva, cioè, niente. E niente, quindi noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao ciao, buonanotte. 1, 2, 3, come on!